Che cosa accadde a Pisa e come cambiò la vita nel palazzo dopo la definitiva conquista da parte dello Stato fiorentino nel 1509? È quello che scopriremo insieme all'interno delle fondamenta di Palazzo Blu. Il passaggio della città sotto il dominio fiorentino provocò l'emigrazione di molti pisani e l'arrivo di nuovi residenti provenienti dal capoluogo che portarono con sé i loro gusti, ma anche nuove soluzioni architettoniche e nuovi materiali che divennero presto prevalenti. Le case torri medievali furono definitivamente accorpate in complessi più ampi, sviluppati in orizzontale e rivisti nel loro aspetto esterno, con una reimpaginazione della facciata sulla via principale, come accadde anche a Palazzo Blu. Qui furono inseriti finestre e portali, definiti da cornici in arenaria grigia, la gonfolina di prato e di signa detta anche pietra serena, secondo la moda fiorentina del tempo. E i portali furono di frequente arricchiti con lo stemma dei proprietari. Gli spazi adiacenti agli edifici furono inoltre corredati da logge e abbelliti da giardini e a volte decorati con pozze e ninfei. Per lo smaltimento dei rifiuti furono introdotte nelle murature delle condutture in terracotta, attraverso le quali far defluire in modo più decoroso e sistematico gli scarti nei pozzi neri privati e nelle fogne pubbliche. Per la conservazione dei grani, invece, si cominciarono a impiegare dei silo interrati in muratura, fino a quando più tardi non fu chiaro che essi non erano adatti per i terreni umidi di questa parte del Val d'Arno e vennero perciò abbandonati. L'abbattimento dei dazi doganali, infine, aprì i mercati cittadini a numerosi beni del contado fiorentino, tra i quali, dal punto di vista archeologico, spicca la produzione ceramica. Gli scavi condotti in vari siti della città e anche tra le fondazioni di Palazzo Blu testimoniano l'arrivo massiccio delle colorate maioliche fabbricate a Montelupo Fiorentino, che nel Cinquecento soppiantarono in modo definitivo le tradizionali maioliche locali. I ceramisti pisani dovettero così ripiegare su un vasellame di diversa fattura, come questo, che si collocava nei segmenti medio-bassi del mercato, ormai invaso dai prodotti dei vincitori, che erano predominanti dal sottosuolo fino alla tavola. Per scoprire queste altre storie di Pisa, vi invitiamo a visitare le fondamenta di Palazzo Blu.